Finisce 0-0 la sfida del tombolato tra Cittadella e Frosinone, un pari sotto 90 minuti di pioggia. E dopo tanta pioggia torna sempre il sereno e ci sono tutti i presupposti per vedere un buon Frosinone domenica. Copertina e torniamo. Rilassati, la tua mente si svuota, ti senti libero. Eccoci qua, leggero problemino con la copertina che tra poco ripristiniamo subito. Niente, il romanticismo di Michela è andato... Rilassiamoci così, ci siamo rilassati per un attimo. Allora, entriamo subito nel vivo della nostra puntata, vado a presentare i nostri ospiti. Buonasera e bentornato a Rolando Mignini. Ciao Rolando, buonasera, bentornato. Ciao a tutti. Buonasera e bentornato a Marco Arcese. Ciao Marco, buonasera, bentornato. Ciao Angelo, ciao ragazzi. Buonasera e bentornato, è un piacere ritrovare con noi il collega Maurizio Di Rienzo. Ciao Maurizio, buonasera, ciao, bentornato. Buonasera a tutti, ciao. Allora Michela, ricordiamo subito i contatti social per tutti gli amici a casa. Sì, perché anche questa sera, come tutte le sere, tutti i lunedì, a vostra disposizione ci sono le nostre pagine Facebook su Kickoff e su Instagram, Kickoff Frosinone, dirette Facebook, Instagram, tutto quanto, e potete anche inviare i vostri messaggi, analisi, foto, video, tutto quanto sulla nostra sul nostro WhatsApp al numero 391 46 52 782. E aspettiamo naturalmente i vostri messaggi nel nostro studio oggi ricchissimo parterre, nonostante la trasferta di Cittadella, perché molti oggi hanno chiamato: ragazzi, siamo con la febbre, non ce la facciamo. E lo so, perché a Cittadella tutto il giorno tantissima pioggia sugli spalti del tombolato, e quindi molti tifosi questa sera sono rimasti a casa. Li salutiamo con tanto affetto. Stiamo seguendo anche il posticipo di giornata, 2-0 del Cosenza sulla Cremonese. Sono tutti in campo gli ex del Frosinone: Daniel Ciofani, Soddimo, anche Terranova è rientrato, Valzania, Baroni in panchina. Ma per il momento Cosenza 2, Cremonese 0, altro risultato a sorpresa, e Cremonese a questo punto veramente in crisi nera. Ripartiamo però da Cittadella Frosinone. Rolando, che mi dici? Ma senza passare per presuntuoso, e considerato tutto quello che le squadre hanno trovato di campo pesante, due punti persi per il Frosinone, però lo dico sempre nel rispetto di quello che poi dice il campo, senza dire nulla per i nostri, e ripeto, e valutando che quello, io penso che se era una partita in condizioni normali ce la potevamo giocare, però ancora una volta è emersa la situazione che noi facciamo tanto ma poi non riusciamo a fare gol, perché non abbiamo praticamente nulla in area che finalizzi tutto questo grande lavoro che fa la squadra, che ormai sta dando tutto il suo valore, lo sta dimostrando, però là davanti. Problema attacco, naturalmente ne parleremo nel corso della puntata. L'ho ritrovato sabato a bordo campo, Marco Arcese, poi mi racconti cosa ci facevi a Pescara, magari ci racconti il tutto, la tua nuova missione in Abruzzo. Però Marco, ripartiamo dal Frosinone, insomma, che squadra hai visto in queste prime settimane della nuova stagione? Ma sicuramente una squadra che ha raccolto di meno, secondo me, di quello che erano i presupposti d'inizio anno. Però ci sta, dopo una retrocessione chiaramente non è facile ripartire. Credo che sia normale, che ci voglia un po' di tempo, come dire, poi un allenatore nuovo, situazioni di giocatori magari da inserire, e poi secondo me anche la possibilità di poter sfruttare delle situazioni che magari l'anno scorso non si sono viste, tipo Ciano, dei giocatori che secondo me erano decisivi e sono stati decisivi a Frosinone, ma che in realtà l'anno scorso si erano un po' eclissati, quindi bisogna ripartire da questi calciatori, perché sono quelli che poi in Serie B fanno la differenza, no? Assolutamente, Ciano che ha fatto la differenza proprio nell'ultima gara interna del Frosinone con una straordinaria tripletta. Maurizio, come hai visto il Frosinone al tombolato, e soprattutto il punto di soddisfo, oppure insomma potevamo raccogliere qualcosina in più? Il punto soddisfa perché abbiamo giocato in una risaia, solo per questo, cioè non si è giocato al calcio. E il Frosinone nel secondo tempo, secondo me, avrebbe meritato qualcosa di più per il numero di occasioni limpide che ha creato rispetto al Cittadella. Per quanto riguarda quello che stava dicendo prima Marco Arcese, il fatto che in queste prime giornate il Frosinone ha raccolto poco rispetto a quanto seminato, io direi che è vero, anche perché però bisogna tener conto del fatto che Nesta si è trovato ad avere a che fare con delle situazioni, con dei giocatori le cui condizioni, insomma, quando sono arrivati qui non erano brillanti. Io mi riferisco, e Ciano su tutti. Esatto, Rodin e Ciano, scusami. E As. Sì. Quindi, quando adesso abbiamo visto che quando i As, e in particolare Rodien,
sono entrati un po' più in condizione, abbiamo visto il rendimento che sta avendo il centrocampo, che sappiamo che poi è il fulcro, è la fucina del gioco di ogni squadra di calcio, insomma. Squadra comunque, Maurizio, cresciuta nelle ultime settimane. Sicuramente cresciuta, ma purtroppo, ripeto, mi riferisco, mi riallaccio a quello che diceva Rolando, lì davanti facciamo troppa fatica. E forse con il senno del poi, sì, insomma, diciamo, io avrei buttato dentro nel secondo tempo, anche se la pioggia era diminuita di intensità, si poteva giocare un pochino di più, anche se il terreno era rimasto naturalmente molto ma molto pesante, avrei buttato, se fosse stato Innesta, avrei buttato dentro prima Novakovic, okay, appunto, metto la il punta corazziere, davanti, una punta davanti, gioco uno pesante, lungo, insomma, sì, ci può stare. No, anche perché noi giocavamo giustamente le due squadre giocavano con i lanci lunghi, bypassando, certo, naturalmente il e quindi centrocampo, la punta fisica ti poteva la dare, punta fisica avrebbe potuto dare qualche mano, risultato in più positivo. Assolutamente. Allora, è pronta la copertina, la vediamo con qualche secondo di ritardo e poi rientriamo per tutti i commenti di Cittadella Frosinone. Copertina. Buon punto su un campo difficile, neanche in perfette condizioni. Il Frosinone torna da Cittadella con un pareggio che conferma progressi e problemi di una squadra che non riesce ad aumentare i giri del proprio motore in modo decisivo e netto. Infilato il sesto risultato utile consecutivo e qui siamo nel campo dei progressi. Per quanto riguarda i problemi, c'è da evidenziare il fatto che in trasferta in questo periodo non si riesce a carburare come Nesta vorrebbe, come si fa e bene invece allo stirpe. Ok, il terreno di gioco era ai limiti della praticabilità a Cittadella ed è per questo che il punto rimediato è assolutamente guadagnato. All'orizzonte un novembre delicato con Chievo, Verona ed Empoli in casa e la trasferta di La Spezia in cui Nesta spera di aver trovato il modo di incidere anche lontano dalla ciociaria. La classifica ancora non sorride del tutto, di continuità ancora non si può parlare, di passi avanti sì, di andamento altalenante anche, questa è un'altra cosa su cui lavorare. Per fortuna la classifica è corta, tempo ce n'è, ma serve adesso cambiare veramente marcia. Allora, rientriamo in studio. Rolando, di positivo c'è sicuramente il sesto risultato utile di fila, insomma una squadra che sembra aver trovato la quadratura giusta con il cambio di modulo e insomma i risultati comunque arrivano, perché dare continuità nel campionato di Serie B credo sia la cosa più importante. Ma è il discorso che stiamo facendo da tre settimane. Il Frosinone strutturalmente è una squadra fortissima, tra le migliori del campionato e come è stato sottolineato anche da loro, il centrocampo è fantastico perché ormai ha messo la quadratura, come si dice, è una squadra che tiene bene la palla, fa salire la squadra, dietro Ariaudi è tornato a dei livelli decisamente sì, buoni. Ieri, nonostante i cambi, insomma, no, la difesa ha dato risposte importanti. Ieri è stato importanti, bravissimo, sì, finalmente riprende anche molte palle di testa, sì, proprio per una condizione fisica che gli permette anche di muoversi sul piano fisico, di saltare. Federico Dionisi è fantastico come sempre, però poi là davanti, ripeto, manca la persona che fa gol, ma okay, questo non è che lo dico io, l'hanno capito tutti, l'hanno capito soprattutto gli avversari purtroppo. Assolutamente, coinvolgo allora Marco e Maurizio. Marco, problema di uomini, però se leggi insomma la rosa del Frosinone trovi Federico Dionisi, Camillo Ciano, Marcello Trotta, Nicola Citro, Novakovic, che ok è una scommessa, però un giocatore che ha sempre fatto gol in carriera. Problema del momento, di questa stagione, post retrocessione, problema dei singoli, che succede all'attacco del Frosinone? Perché segna così poco, Marco, secondo te? Ma io penso che credo che intanto ci sia stato un cambio di modulo importante. Nesta è passato a una difesa a tre e quindi chiaramente avendo lavorato tre mesi precedentemente con una difesa a quattro si è trovato ad un certo punto a dover gioco forza cambiare un po' quello che erano i sistemi di gioco. Secondo me Ariaudo ha fatto bene, perché Ariaudo non può fare uno dei due centrali, fa secondo me difficoltà, invece lì dietro da centrale ormai abituato da diversi anni, diciamo che è una rosa un po' più adatta a questo sistema, esatto, di gioco, quindi no? Secondo me, io da esterno penso che lui abbia lavorato molto sulla fase difensiva, perché Frosinone
in Serie B i campionati si vincono se si prendono pochi gol, in generale anche in Serie A. Quindi credo che poi la fase offensiva, magari con un attaccante, l'americano, che secondo me non è ancora pronto per fare la Serie B in Italia, a mio modo di vedere. Okay. Lo vedi acerbo oppure, Marco, insomma? Lo vedo ancora lontano da quelli che sono i ritmi del calcio italiano. Io giro l'estero, spesso vedo che, insomma, quando si porta un giocatore anche bravo in Italia, poi ti accorgi che il calcio italiano è un'altra cosa, quindi si fa fatica, i difensori sono molto esperti, è molto diversa la fase di copertura, di marcatura. È chiaro che il giocatore ha bisogno di tempo, e per come aveva puntato forte il Frosinone su questo calciatore, in questo momento si trova senza un ariete, perché altrimenti Nesta, che non è un cretino, che lo vedo tutta la settimana, l'avrebbe messo dentro. Assolutamente. Io sono d'accordo con lui, quando l'ho visto giocare è ancora molto acerbo. Maurizio, problema di uomini o problema magari anche di modulo tattico, perché sappiamo che il 3-5-2, insomma, davanti porta meno uomini rispetto al vecchio sistema di gioco. Il problema gol del Frosinone, Maurizio. Guarda, vediamo le punte, no? Okay. Crotta si è fatto male. Ok. Va bene, stava uscendo bene fuori. Sì. Anche in condizione stava salendo, sì. Esatto. Adesso credo un mese sia fermo, praticamente. È un mese e mezzo, sì, che sta, okay, fuori. Tieni, okay, presente che ha una protrusione. Quindi il mal di schiena è dovuto a una protrusione, non è un problema. Quindi fuori anche la prossima? Anche la prossima, sicuramente fuori. Okay. Poi dovrebbe rientrare a disposizione dopo la sosta con lo Spezia. Okay. Quindi alla Spezia dovrebbe essere a disposizione. Okay, bene. Perché non è un problema di poco conto. Di poco conto. La schiena. Poi Dionisi veniva naturalmente dall'infortunio, sappiamo, insomma, sì, a giocare, quindi ha bisogno di carburare, certo, ancora. E Citro, diciamo, nelle gerarchie di Nesta era partito avanti a qualcuno di questi, però poi naturalmente il campo ha detto qualcosa. È un'alternativa, Citro, diverso, è una buona alternativa, sì, assolutamente. Ecco, per quanto riguarda Novakovic, come diceva Marco, non è pronto, è vero che ancora non è pronto al campionato nostrano, diciamo, di, okay, calcio italiano, e tantomeno alla Serie B, dove sappiamo come si gioca, sì, no? Come si lotta, come si comporta in campo, come si combatte. Però io ho visto fare a questo ragazzo dei numeri, dei movimenti che altri, anche con esperienza maggiore, e altri che sono nati, vissuti e hanno giocato sempre in Italia, non fanno, insomma. Quindi vedi comunque del talento. Allora, è in embrione, secondo, okay, me è un attaccante in embrione, insomma. Però ci si può lavorare. Può lavorare sopra. Ecco, quindi, detto questo, ecco spiegata, la spiegazione è questa, sta qui, naturalmente. Quindi ci sarebbe stato bisogno di una punta esperta, magari in grado di assicurare 10, 12, 13 gol già in partenza, quindi su quella base poi saremmo andati avanti. Certo. Invece purtroppo manca, quindi stiamo pagando lo scotto. Stiamo pagando quello. Rolando, ti piace Novakovic? Beh sì, okay, perché come diceva Maurizio, ma anche come ha detto lui, cioè questo è... lui vuole passare per uno smaliziato, però, okay, dai movimenti ieri, due interventi, due falli. Allora deve abituarsi, poi deve entrare meglio in certi meccanismi di gioco, perché lui probabilmente, dove ha giocato fino a ieri, lui magari, come diceva Marco, il calcio italiano è un'altra cosa. Giocava in Olanda, Rolando, allora, nella Serie B olandese, sì, poi. Immagino, e maglie allora, dove molto non, più larghe di quelle italiane. Ma non esistevano pressioni, non esisteva niente. Certo. Qui ci sono suoi colleghi molto più illustri che hanno giocato con noi fino a ieri e fanno fatica dove, certo, sono andati. Faccio nomi, ma si capisce di chi voglio parlare. Cioè, non è facile, però... Hanno detto punto, che su questo ragazzo ci puntano. Lui in una partita, adesso non mi ricordo quale, è entrato benissimo. Sì, credo la penultima abbiamo vinto in casa, 1-0 con il Livorno, che lui è entrato bene, sì, a posto di Dionisi, sì, è ieri, vero. Ieri però, senza volere adesso parlare... Chi ha avuto quella palla al 90esimo, insomma, poteva fare qualcosina in più. Scusa, ma diciamo pure, ragazzi, è entrato a 45esimo. Certo, sì, cioè, non è che è Cristiano Ronaldo che in 5 minuti, punto, magari... Sì. Mi hai proprio, cioè, letto da... Io quello volevo dire ieri, senza voler entrare, certo, deciderla, però, al 90esimo. Allora, loro hanno messo Panico, che l'anno scorso, sì, giocava a Potenza. Io, sì, questo giocatore lo conosco bene.
lui l'ha messo Venturato per spaccarci, come si dice in gergo, per allungarci. Ed è stato l'unico vero tiro che ha mandato in porta la, quello della doppia parata di che Bardi. E lì era difficilissimo, perché il pallone era una saponetta. Lì è stato fantastico Bardi, perché ha saputo tenere sull'erba senza farsela passare sotto una palla pericolosissima. E loro, allora noi dovevamo fare la stessa cosa, ma al 35esimo. Sì. Ecco, allora tu ti metti lì, visto che, come diceva Maurizio, devi giocare al lancio lungo perché il campo non ti permette. Nel secondo tempo comunque il terreno era sempre pesante, o almeno i giocatori ormai avevano le palle di piombo ai piedi, perché non era possibile. Sì, dopo quel primo tempo. Sì. Allora, il discorso qual era? Lancio lungo. E poteva scapparci la giochi spizzata. Giochi sulla punta, sì, la spizzata te la giochi così. Andiamo un attimo dal nostro mister. Mister, il problema, intanto buonasera e bentornato. Problema dell'attacco è anche un problema a questo punto di sistema di gioco, nel senso che, aiutami te, nel 3-5-2 insomma si partecipa un po' con meno uomini alla fase offensiva, no? In generale è così, poi magari trovi anche situazioni diverse. Ma diciamo, a mio parere, il modulo alla fine è una cosa in sé. Diciamo che... se uno ha i giocatori giusti, con l'intensità giusta, non importa che modulo si usa, ma si arriva comunque. Anche il 3-5-2 alla fine è un finto modulo di copertura, secondo me, perché se hai le mezzali giuste, che vanno ti sempre portano dentro, palla avanti, ti possono dare una mano. Anche però gli interpreti giusti in attacco, perché Ciano alla fine non è un vero attaccante. Dionisi sta ritrovando la condizione. Anch'io comunque confido in Novakovic. Perché... Da mister, da tecnico, lo avresti messo qualche minuto prima, magari su questo campo, insomma, di solito si mette il centravanti grande, dici facciamo la guerra. Sì. Io l'avrei rischiato prima, perché sarebbe servito qualche palla spizzata, magari, o qualche, come ha fatto nelle partite precedenti, che ha protetto bene il pallone, ha fatto salire molto bene la squadra. Io l'avrei rischiato prima. Qualcosina poteva combinare. Sì. Impressioni dalla curva, Gerardo, l'avete vista con tutta quella pioggia, sì, oppure niente? È stata dura, infatti si sente anche dalla voce. Voglio dire, ecco, io voglio riallacciarmi ai discorsi di Maurizio e di Rolando. Sì. E per quanto concerne il discorso dell'attacco, l'attacco lo sappiamo che è l'arma in più per una squadra per vincere i campionati. I nostri attaccanti li conosciamo per i numeri che hanno fatto e per il loro valore. Solamente quest'anno, ritornando al discorso di Maurizio, sappiamo tutti le problematiche che ci stanno. Sì. L'americano per me è un ottimo acquisto in prospettiva futura. Ieri avrei azzardato, non è che stavo criticando Nesta, no, assolutamente. Poi noi ragioniamo il giorno dopo, quindi è trentesimo, facile. Al trentesimo l'avrei messo dentro, proprio per le condizioni e per le fatiche che hanno, i giocatori stavano proprio in condizioni disastrose alla fine del novantesimo, perché il campo era impraticabile, campo pesantissimo prima della partita. Io sono entrato 5 minuti inizio della partita, prima della partita, perché si prospettava di un rinvio, di un rinvio. Quindi c'era anche questa ipotesi. Una cosa positiva è che ieri abbiamo visto un grande Frosinone, per me è stata una delle più belle partite. E assolutamente, da squadra comunque tosta e matura. Un grande Maiello, il centrocampo, ecco, sì, qua vero. Che sta dimostrando il loro valore. Poi ecco, sentirsi dire da tifosi avversari che abbiamo una grandissima squadra e la classifica non rispecchia il suo valore, è una grande bella questo ci fa piacere. Prima di sentire Nesta, Rolando, vogliamo lanciare anche un messaggio magari al presidente del Cittadella di coprire il settore ospiti, perché cioè indegno nel 2020 tribuna del genere, dai, su. È una cosa assurda, la tifoseria ospite deve essere trattata e rispettata come la propria tifoseria in casa. Dai, su. Cioè, che a Cittadella ancora ci sia la curva degli ospiti scoperta a distanza ormai, quanti sono? 7-8 campionati? Ma è una vita che sta in cioè, e poi per la tipologia anche del territorio loro la pioggia ce l'hanno e ce l'hanno tanto. Rolando, anche domenica scorsa stavamo a Cremona, l'unico settore era la curva scoperta. Ma al nord è così, gli stadi li hanno fatti tutti con questa concezione. Niente. Gerardo, dovete prendere il biglietto della tribuna centrale, vi accomodate lì e state tranquilli. Devono pensare, quando ci sono queste partite,
di aprire un terzo, una parte, sì. Un terzo della tribuna e chi di fronte lo fa? Sì, magari. No, è chiaro che tu devi strutturarla bene, come l'avevamo al Matusa. Sì, certo. Anche perché quanti eravate ieri, Gerardo? Insomma, 70 persone, non pochi. Allora, in attesa dei primi messaggi, un pochi secondi di Alessandro Nesta, che commenta così il pareggio del Frosinone 0-0 al Tombolato di Cittadella, il terzo in trasferta consecutivo. Vai. Ma per me, quello che ho visto io, il primo tempo era ingiocabile la partita per tutte e due le squadre. Perciò abbiamo avuto qualche occasione più noi, perché abbiamo creato qualcosa in più, soprattutto su questi cambi gioco dove attaccavamo lato opposto in due. Abbiamo creato qualcosa. Il secondo tempo, quando è iniziato ad asciugarsi un po' il campo, sono partiti prima loro a giocare, dopo abbiamo fatto alla fine qualcosina in più. Cioè abbiamo fatto anche noi qualcosa, anche un po' più di giocato. Diciamo che Cittadella occasione una, noi ce ne abbiamo avute un pochino di più, potevamo fare sicuramente qualcosa di più quando il campo era praticabile, però grande spirito, penso che la squadra ha dimostrato grande spirito e poi siamo alla ricerca di un qualcosa di più, nel senso di gioco, di tenere meglio la palla, però oggi è una partita che è cambiata durante col tempo, non era facile, perciò oggi per la partita che è stata abbiamo fatto una grande partita, per quello che è stato. Era meglio vincere, perché ho detto, siamo sempre alla ricerca di un colpo importante, vincere a Cittadella sarebbe stato un grande colpo contro una squadra forte, non è venuto, però peccato, adesso abbiamo il Chievo e quello che mi piace è che lo spirito è cresciuto notevolmente, poi dopo le cose arriveranno, sono sicuro. Eccolo qui Alessandro Nesta, spirito ok, risultato positivo, però insomma era meglio vincere, schietto e sincero Alessandro Nesta. Primi messaggi, vai Michela. Marco scrive: stamattina mi sono svegliato di buon umore, ho visto una squadra migliorata, continuando così ce la potremmo fare, io so con mister Nesta. E poi ancora c'è il messaggio di Giuseppe Maglione: troppo buoni Benigni su Ariadio e Dionisi. E ancora Daniela che scrive: per il nostro Frosinone per il nostro Frosinone è davvero ciociaro, voglio dire che questa squadra ci fa divertire tanto e vedo che stanno uscendo pian piano. Comunque questa sera voglio dedicare a mio papà Antonio un pensiero, che oggi avrebbe compiuto 66 anni e sono sicuro che lui, come tanti altri tifosi, non avrebbe mollato per sostenere questi ragazzi e stargli vicino per vincere e andare sempre più in alto. Daniela, un abbraccio grande a te. Annalisa scrive: con il di poi tutti allenatori, ma che lo prende a fare a lui o Stirpe l'allenatore se ne abbiamo 10.000 negli spalti? Ieri non si poteva parlare. Possiamo fare uno staff a domenica, capito? Sì. Vediamo. Ieri non si poteva parlare di poter giocare a calcio, campo impraticabile. Questo è il messaggio di Annalisa. E poi ancora scrivono: propongo uno schieramento d'attacco per il Frosinone, Ciano regista con Dionisi o Trotta e Novakovic. Forza Frosinone. E poi ancora: secondo me manca qualità a centrocampo, comunque Novakovic darà il suo contributo, deve solo crescere. Ok, questi messaggi dei nostri tifosi. Maurizio, torno da te, un giudizio su Alessandro Nesta, visto che ormai siamo undicesima giornata, quasi un terzo di campionato, insomma l'hai anche imparato a conoscere nelle conferenze stampa, allenamenti no, però insomma qualcosina, allenamenti impossibile, non li vediamo da 6-7 anni, però insomma ne hai visti tanti di allenatori, sì, passare qui a Frosinone e qui in Cioceria, sì. Che impressioni ti ha fatto? Credo che sia, a parte, una bravissima persona, sì, okay. Una bravissima persona. Poi mi è piaciuto perché ha capito che il 4-3-1-2, okay, forse avrebbe dovuto cambiare un pochino prima, però ha avuto l'intuizione, il coraggio anche Maurizio, di cambiare. Tu mi insegni che tanti allenatori sono testardi, con i paraocchi, vanno, con i paraocchi, così, o così, esatto. Esatto, sono degli integralisti, sì. Lui non è stato integralista, dal 4-3-1-2 si è portato sul 3-5-2 e secondo me è il modulo che più si adatta alle caratteristiche, okay, dei nostri giocatori e naturalmente i risultati sul campo gli stanno dando ragione. È vero che stiamo purtroppo, dico io, facendo soltanto dei pareggi, okay, ecco, perché come ha detto giustamente Nesta, sì, tu vai avanti piano piano come un elefante, però con la passo la botta elefante, non la dai mai. Però
in mezzo, se non metti in mezzo a 5-6 pareggi, 4-5 pareggi, un colpo, sì, un colpo soprattutto casa, fuori casa, soprattutto devi fare, fuori sì, casa, sì. I pareggi valgono poco. Assolutamente. Marco, resto su Nesta, anche perché nel campionato di Serie B vanno di moda un po' gli allenatori giovani. Sabato ho visto un grande Pescara, il tecnico è Luciano Zauri, che è la prima esperienza nel campionato di Serie B. Oddo sta andando alla grande, insomma, tecnici vanno bene. A proposito di tecnici, per quanto riguarda la panchina dell'Udinese, c'è anche l'ipotesi Moreno Longo, quindi insomma monitoriamo la situazione udinese. Me la smentisco io subito, così. Me la smentisci subito? Ti tolgo subito sto pensiero. Ok, sì, va bene, io mi fido di te, lo sai, soprattutto per quanto riguarda l'Udinese mi fido ciecamente di te. Senti, torniamo su Nesta, uomo giusto, allenatore giusto in questo periodo storico del Frosinone. Allora, sugli allenatori giovani sono d'accordo con te, come i giocatori giovani gli va dato un attimo di tempo, perché, okay, anche perché, ripeto, arrivato in un ambiente assolutamente a terra, no? Da tutti i punti di vista. Poi, devo dire, io ho visto un paio di partite, è diventato molto esigente il pubblico Ciociaro, io non me lo ricordavo così, cioè Novakovic basta che sbaglia due passaggi, poi diventa... Cioè, forse dobbiamo darci tutta una regolata... Lo stipe, tipo il Bernabeu ormai, Marco. Detto questo, Nesta secondo me è un allenatore in gamba, capace al di là delle sue poche esperienze che ha avuto, però ecco la possibilità e la voglia di poter cambiare questo fatto di arrivare con un modulo che aveva sempre fatto, perché a Perugia aveva giocato sempre così, e invece si è messo lì con umiltà, non dimentichiamo che parliamo di un campione del mondo, forse qualcuno lo dimentica, è uno che il calcio l'ha visto a certi livelli e quindi sicuramente ha avuto la forza, e io so che ha anche uno staff importante, Nesta, insomma, ha gente molto preparata vicino e sicuramente ha trovato le contromisure. Adesso bisogna dare continuità, però il campionato di Serie B è un campionato strano, non bisogna mai mollare, perché bastano due vittorie e ti ritrovi nei playoff, sì, una sconfitta ti ritrovi giù, quindi secondo me l'equilibrio è la parola chiave. Assolutamente. Rolando? Anche a me piace Nesta, perché ci ha dato chiaramente un segnale. Quando un allenatore cambia modulo significa che è entrato nella cultura del dialogo con i suoi collaboratori, perché o l'ha preso da solo o comunque ha parlato con i suoi collaboratori, anche magari con i giocatori. Certo, io lo vedo anche, in certi atteggiamenti lo vedo ancora giocatore con i giocatori, sì. E questo, lui è sempre lì, propositivo. Poi io lo vedo sempre a fine partita, sempre, anche quando abbiamo avuto situazioni negative. Lui addirittura ha elogiato l'arbitro anche quando poteva, come si dice, risparmiarselo. Però... Bravo, visto che sei entrato in tema arbitro, mi dici un po' la situazione di ieri, insomma. A me l'arbitro di ieri non è piaciuto per niente. Ok, lo ricordiamo, il signor Massimi di Teramo, se non sbaglio. No. Allora, male male. Attenzione, io dico sempre le stesse cose, perché se no magari... Io accetto sempre il responso del campo, rispetto il lavoro di qualsiasi componente ci sia, la squadra avversaria, l'arbitro, ovviamente il lavoro dei nostri, però io non accetto gli atteggiamenti. Okay. Allora, si parla tanto di atteggiamenti che questi non debbano avere. Quelle finezze, a me molti trucchi me l'hanno, cioè trucchi, molte cose come si deve vedere, me l'hanno insegnato ovviamente, e quindi io adesso... Certe occasioni riesco a capire una cosa che magari sfugge. Okay. Allora, bisogna essere furbi neanche a dargli gli spunti, no? Poi lo andremo a vedere perché. L'arbitro di ieri non mi è piaciuto perché ha avuto ad un certo punto due pesi e due misure. Mm-hmm. E poi quella gravissima mancanza di rispetto al Frosinone. C'è un cambio del Cittadella, ci spettano 30 secondi di gioco in più. Sì, andiamo a prendere il secondo calcio d'angolo e tu non lo fai battere. Sì, no, tu lo fai battere. E poi all'eventuale respinta della difesa della Cittadella fischi subito, giusto, sì, perché è giusto. Ma tu, caro arbitro di Termoli, Massimi di Termoli, tu fai battere il calcio d'angolo perché al Frosinone spettava. Uno non è che si aggrappa a queste cose, però siccome nel calcio si vive di episodi, sì, gli episodi sono tutto nel calcio, non ci inventiamo niente. Anche in quel momento il Frosinone stava lì davanti, aveva portato finalmente Novakovic, stava... io ci puntavo al secondo calcio d'angolo, devo dire la verità, infatti si sono inviperiti i giocatori del Frosinone. Giustamente. Allora, abbiamo qualche episodio della nostra moviola, Rolando, li guardiamo subito, visto che ieri è stato, insomma, soprattutto il secondo tempo un po' concitato con diversi episodi, soprattutto quello del secondo giallo di Iori, che credo sia nella tua lista, no? Sì, sì, adesso. Ok, andiamo con ordine con te, vai Rolando, gestisci tu questa parte. Allora, vai. Iniziamo
con una cosa che questo non dobbiamo vederlo più. Una, secondo me, questa è una simulazione di Paganini. Dopo 6 minuti e mezzo si prende un giallo, si prende un giallo che lo condizionerà per tutta la partita, perché io Paganini l'ho visto giocare con il, non il freno a mano, il piede a freno per tutta la partita. Questo secondo me è una simulazione. L'arbitro ovviamente lì per lì, io ho visto che ha fatto uno strano movimento, Orlando, però secondo me insomma Bottarella gliela dà, magari si lascia andare da furbetto, un po' si lascia io andare, ti ripeto, io sono sempre dell'avviso che bisogna stare in piedi, non ti piacciono i simulatori? No, attenzione, no, adesso non voglio entrare in un territorio di simulazioni, voglio dire, c'è un certo istinto, oggi ormai ci sono telecamere, ci sta di tutto, anche che può anche capitare che l'arbitro ti dà rigore, ma poi te la fanno pagare, perché poi passi per uno, attenzione che quello è un cascatore, loro se lo dicono fra di loro, quindi, e allora tu alla fine giochi con quell'ammonizione, no? Non so se siete d'accordo, giocare con un'ammonizione dopo 6 minuti e mezzo. Sì, ma secondo me non è simulazione là. Lo possiamo anche rivedere magari l'episodio, eh? Aspetta Stefano, non lo so, a me mi ha dato la sensazione che si è lasciato andare. Lo tocca. Eccolo qua, lo vediamo. Vediamo la replay. Sesto minuto del primo tempo, quindi eravamo lì. È un'azione in cui non c'è niente. Ok, lo tocca, non è fallo, però niente, neanche giallo, non c'è okay. E mentre guardiamo invece il signor Massimi quando ce l'abbiamo. Eccolo qui, questo è l'episodio, ok. Rigore non c'è, però non è neanche simulazione. A me questo, dai, a questo punto, ragazzi, non è neanche per me simulazione. Questa, poi, come si dice, io. Vai, andiamo non accetto, avanti, Rolando. Accetto le vostre opinioni. Andiamo dal tuo migliori. Andiamo al 18° minuto e qui c'è una mancata ammonizione a Iori. Questa qui. Ecco, adesso. Iori ha fatto un po'. Purtroppo sono sempre la seconda camera quella che ci aiuta meglio, perché la prima camera è sempre a campo lungo. Questa è. Questo è da giallo, questo. Zampano riparte e qua veniamo al discorso, ecco, questo fallo, tu tattico, fallo tattico e prendi il giallo, sì. Certo, ma infatti vedi che tu me l'hai chiamata questa cosa, ma è inevitabile. Qui non arriva quindi il giallo per Iori, sì. Ok. Questo era giallo tutta la vita. Va bene, vai, ok. Poi, quindi manca già un giallo a Iori. C'è un fallo di Perticone su Dionisi, adesso andremo a vedere. Qui siamo sempre nel primo tempo, sì. Ripeto, purtroppo la telecamera a campo lungo, ecco, vedete, Federico è giù, adesso andremo sul replay, gli ha dato una bella stecca, perché Federico ogni partita lo picchiano, su questo non ci piove, perché si aspettano che lui reagisce. Ok. Questo è un'entrata, qua non è picchiarlo, attenzione, io parlo di altri episodi, ma questo è fallo tutta la vita, sì. L'arbitro ha lasciato correre, cioè ha semplice lasciato rimessa correre laterale, tranquillamente. Sì. Ok, poi andiamo l'episodio del giallo di Iori, sì, che finalmente arriva. Guardate qua, guardate che entrataccia, eh? Okay. Cioè questo ovviamente lui, eccolo qui, si allunga la palla, la perde e entra malissimo. E poi questo è come quello dell'Entella, che non mi ricordo il nome, questi sono i furbacchioni. È come no? Crimi, Rolando. No, quell'altro dell'Entella, il più anziano che hanno, il giocatore esperto. Troiano, che fanno queste cose, fanno queste furbate, sì. E poi vanno a dire, ma che stai a fare, ma che stai a fischiare? Quella è d'espulsione. Bravo, sì. T'ho detto, vedi? Tra l'altro avvocato sempre sul nostro Zampano, eh? Ieri maltrattato, come no. Però bene, poi ti voglio, è andato bene. È andato bene, ieri Zampano bene. Vai. Uno dei migliori. No, assolutamente. No, perché Maurizio, noi lo massacriamo ogni lunedì, poverino. Date, quindi diamo a Cesare. È assolutamente, Cesare. Giusto. Ieri questa è stato uno dei migliori. Vero. E andiamo, penso all'ultimo episodio, se ce l'abbiamo. Sì, che è quello incriminato, diciamo. Qui Iori è ammonito. Cioè, no, al penultimo. Ecco, penultimo. Allora. Qui c'è un'altra situazione, no? Dove potevano benissimo prendere un provvedimento, dove poteva essere preso un provvedimento. Guarda come si allunga la maglia, sì. E non è intervenuto. Ecco, queste sono tutte situazioni, che poi è reiterato, sì. Ragazzi, eravamo non è la tiratina furba. Lui, per esempio, Marco ha giocato e si sa queste cose. No, mi facevi falli così? No, ma... io non ho mai fatto. No, mai. No, tu sei... tu sei bravo.
però sono reiterati, quello che dà fastidio. Quindi manca il secondo giallo a Iori, Cittadella in 10 al 60esimo. Ma certo, ragazzi, tu insomma, giochi in mezz'ora tutto. Su quel campo sì. con un giocatore fondamentale poi, perché Iori non è un giocatore sì. cosiddetti... No, ma la cosa che mi meraviglia di tutto questo è che Cittadella non credo sia un campo caldo, no? Cioè nel senso che... Sì, neanche hai la pressione, cioè, insomma. Si tratta proprio di incapacità. Ma, bravo, cioè, l'indisponenza, che poi lui si presentava sempre davanti ai giocatori con quel sorrisino così beffardo... Sempre quel modo da professorino, no? Bocciato Massimo. Vediamo l'ultimo episodio. Questo era il secondo giallo mancato quindi al capitano del Cittadella Iori. Vediamo l'ultimo episodio. Vi voglio far vedere perché è curioso. Perché a un certo punto anche Nesta si meraviglia. Ci stanno due giocatori del Cittadella che si scontrano. Ok, sì. Ecco, qua invece il professorino ha visto bene. Perché lo vediamo dalla qui c'è Salvi da una leggera spinta sì. bravo, ma quella è impercettibile diciamo, però sufficiente per un giocatore che arriva in corsa sbilanciato e qui benissimo allora, è andato bene. Senti, per chiudere voto finale all'arbitro cioè, non mi dire la parola che mi hai detto stamattina fai no, il bravo. No, in televisione non si può bravo, ok. 5 perché abbiamo 5 sempre detto che il 5 può valere 1, 2, 3 o 4 quello che è, non mi frega il problema è che è stata una direzione negativa in un contesto di partita dove se lui era all'altezza la sapeva leggere meglio. La partita precedente, cosa ti ho detto? I giocatori hanno cominciato a menarsi dal primo minuto, tutte e due le squadre, no? Sì. Non mi ricordo, era quel con la Cremonese. Con la Cremonese. Sì. L'arbitro ha lasciato giocare, si sono menati, però è stato equo. L'importante erano interventi. Assolutamente. Cioè, è lì che tu vedi l'arbitro bravo, che ti dà, che sa leggere la partita, che vedi i giocatori andare su quel territorio e dice, volete giocarla in questo modo? Allora io ve la lascio fare. Non fischio, non interrompo, però attenzione, questo è, non che l'arbitro decide che il discorso di Paganini va bene, voi dite, sì, okay. bisogna capirlo lì. Comunque. Allora, fermiamo un paio di minuti, poi torniamo seconda parte di Kick Off, dobbiamo ancora naturalmente continuare a parlare di Cittadella Frosinone, anche con le nostre pagelle, tanti altri episodi da commentare insieme, poi diamo un'occhiata alla classifica e poi ci proiettiamo sul prossimo turno, perché domenica sera, come ha detto Michele in apertura, anche con un tono romantico, c'è Frosinone-Chievo, speriamo non piove, perché si gioca domenica alle 9 e sicuramente farà freddo. Mini break, un paio di minuti di pausa e poi torniamo, seconda parte di Kick Off, restate con noi. Il primo tempo non si è praticamente giocato, nel senso palla lunga e andare tutto e pedalare e prendere seconde palle. Secondo tempo meglio perché sul campo si è un po' asciugato, abbiamo creato qualcosa, però non era facile perché comunque conosco bene come Cittadella e quindi è stata una partita dura e io penso che il pareggio sia un risultato giusto. Sì, il primo tempo era impossibile comunque sviluppare il gioco, ma sia per noi anche per loro, il campo era allagato, la palla comunque non viaggiava, non camminava, quindi era una partita più sulle seconde palle, ecco. Siamo stati bravi comunque a interpretarla, mentre nel secondo tempo il campo si è asciugato, abbiamo provato a fare qualcosa in più e con un pizzico di convinzione in più secondo me la partita potremmo vincere, però è un punto che ci fa bene. Sì, siamo partiti a rilento, dai, diciamo così, siamo partiti a rilento dove le prime giornate abbiamo fatto pochi punti e ora veniamo da una serie di partite dove siamo riusciti a far punti, la classifica è corta, cioè con due vittorie rischi di stare di su, con due rischi di stare giù, quindi un campionato molto equilibrato, ecco. Però lo spirito è questo qua, non deve mai mancare, secondo me è quello che ci è mancato nell'inizio del campionato, ecco, è questo spirito qui. Se continuiamo a mettere questo spirito qui con le nostre qualità possiamo far bene. Eccoci qua, seconda parte di Kick-Off. Allora io direi di ripartire con la classifica del campionato di Serie B dopo 11 turni di campionato, perché insomma siamo quasi a un terzo della stagione del campionato cadetto. La voglio commentare con Maurizio e con Marco, perché per il momento, e naturalmente anche con Rolando, per il momento è partita forte il Benevento, sembra una prima mini fuga della formazione di Inzaghi, che ieri ha vinto bene con l'Empoli. Per il resto siamo un po' tutte lì, dal Perugia fino alla stessa Cremonese, insomma i punti sono, c'è un sottile equilibrio, i punti sono pochi tra le rispettive squadre. Maurizio, è la Serie B che ti aspettavi, è la Serie B che ricordavi, insomma quella sempre molto equilibrata, quella che si decide tra marzo e aprile, per capirci. Sì, io mi aspettavo questo tipo di classifica,
E secondo me quest'anno però la Serie B, che ne dica qualcuno, secondo me, a mio parere, è livellata ma verso il basso. Quindi vedi una Serie B un po' più scarsa rispetto a quelle precedenti. Sì, una Serie B un po' più scarsa rispetto al passato. Anche perché, Maurizio, mancano comunque le grandi piazze, i Palermo, i Bari, i Parma, che c'erano qualche anno fa. Esatto, quindi diciamo c'è questo livellamento, però secondo me, ti ripeto, in basso. E hai detto giustamente tu, c'è poco scarto di punti, ci sono un sacco di squadre in pochissimi punti. Ecco, tieni presente che se il Frosinone domenica sera dovesse battere il Chievo, andrebbe sicuramente in zona playoff. Okay. E quindi io mi riallaccio a tal proposito a quello che diceva Marco prima, e qua basta niente, bastano un paio di partite, diciamo, però occhio, perché se sbagli due partite, esatto, un sei punti vai subito sopra, però fai un paio di pareggi oppure due sconfitte e te li trovi in zona play-out, insomma, come sta succedendo alla Cremonese. È vero, che ha speso un sacco di quattrini, che quest'estate abbiamo detto la famosa corazzata, esatto, sarà tra le candidate alla vittoria finale, invece la realtà è completamente diversa. Benevento per il momento squadra più forte, Maurizio? Sì, per il momento sì, però sai, come diceva, ripeto giustamente Marco, cioè qua fino all'ultimo devi stare attento, perché all'improvviso sai, puoi cedere qualcosa, lo sappiamo bene anche noi, Maurizio, insomma, due anni fa sembravamo lanciatissimi e poi è quello che è successo, quindi niente, devi stare sempre aggrappato alla classifica, alla zona, diciamo, per quanto ci riguarda per adesso è la zona playoff. Poi sai, non si sa mai, se cominciano a carburare gli attaccanti potremmo anche aspirare a qualcosa più e giocarcela poi per la promozione diretta. Per adesso accontentiamoci di entrare, cerchiamo di entrare in zona playoff e di stare un po' più tranquilli da questo punto di vista. Marco, sei d'accordo con Maurizio nel senso campionato livellato sì, però la qualità è un po' scesa rispetto agli ultimi anni? Secondo me ci sono due delusioni e mezzo, le delusioni Cremonese e Empoli, secondo me. Per come è stata costruita, il Frosinone, che secondo me la mezza delusione, perché secondo me quei 3-4 punti di più potevano farlo stare, e non sto dicendo chissà che cosa, insomma, 3-4 punti che li potevano far stare in una posizione che se ci pensi potevano anche starci, sai, tra la traversa all'ultimo minuto, il rigore sbagliato a Chiavari, insomma, qualche punto in più poteva averlo senza aver rubato niente a nessuno. Quindi secondo me nella sfortuna il Frosinone si trova comunque in una situazione ancora completamente aperta. Io ho visto il Benevento due settimane fa a Pescara e ha preso 4 pappine. Sì, 4 gol ha preso. Sinceramente, se quella è la squadra che deve ammazzare il campionato, però poi alla fine in casa fa sempre il risultato. Quindi ieri dopo mezz'ora ha chiuso con l'Empoli. Il fattore campo comunque in queste situazioni conta tantissimo. Poi lì la pressione, l'ambiente a Benevento è bello, bello caldo. Tra l'altro in gol anche l'ex Frosinone Kragl, che ha fatto il gol del 2-0. Rolando, che mi dici di questa primissima parte di stagione? 11 giornate, ricordiamo che sono 38, quindi ci siamo quasi a un terzo. Io tifo per le disgrazie degli altri. Ah, tu gufi tutte, così dici bene o male perché noi ci ritroviamo. Adesso ci debbono aspettare, noi abbiamo avuto, ma devo essere onesto, abbiamo avuto dei problemi, questo è innegabile, perché ne abbiamo parlato per tutta la prima parte sul problema della realizzazione, cioè della finalizzazione. Quello, però siamo anche stati, ripeto, molto sfortunati. In un paio di partite siamo stati bravi a segnare i gol al 90esimo, perché anche quelli sono minuti che fanno parte della partita. Certo. E quindi che non mi venissero a dire, ah, però hai segnato alla fine. No, potevo anche segnare a metà, tanto fa parte del gioco. Perché a Chiavari abbiamo preso il rigore al 90esimo. Però, bravo, sbagliare un rigore, addirittura perdere a Chiavari, prendere con il Venezia, gli ultimi 10 minuti il Venezia erano tutti KO. E ci ha detto male con quella bella capocciata che è andata sulla traversa, l'altra traversa che abbiamo preso, poi tutta una serie di episodi. Allora, a questo punto, noi stiamo dove stiamo, benissimo, l'importante è che stanno male pure gli altri. Sì, anche perché a parte il Benevento sono tutte lì, clamoroso nel weekend, assente nella trasferta di Cittadella, e quindi stasera lo bacchettiamo, il nostro architetto / avvocato. Che è successo, architetto, avvocato, che è successo? No, niente, innanzitutto... Ci stava nella sua tabella, insomma. La tabella era così, Cittadella. L'avevi già visto l'altra volta. Se sei d'accordo con questa analisi del campionato, che insomma sembra anche un po' aspettare il Frosinone, perché noi abbiamo perso qualche punto, però...
siamo no, lì. Ma è vero, stiamo lì alla fine, poi il campionato è corto. Sì, il Benevento comunque c'ha questo fatto, c'ha una difesa fortissima, ha preso pochissimi gol, sì. Ha vinto tante partite. Ha imbarcato soltanto a Pescara quel pomeriggio e poi per il resto. La differenza è quella, lì. Sempre detta, abbiamo in questo momento la squadra che segna di meno è il Frosinone, quindi tra le grandi, ma non solo tra le grandi, tutte, credo che abbia proprio l'attacco più. Invece volevo chiedere agli ospiti se mi spiegate un po' com'è il Chievo. Aspetta, ci arriviamo, così stravolgi tutta la scaletta. Cioè, così mi proprio stravolgi tutto il lavoro del pomeriggio. No, scherzo, Stefano, al Chievo ci arriviamo perché abbiamo, tra l'altro è anche un tabù, l'ho scoperto nel pomeriggio, il Frosinone non ha mai battuto il Chievo nella storia, quindi insomma magari arriva questa... Il Maran ci ha fregato due partite. E ci ha sempre anche bacchettato piuttosto bene. Allora è una Maurizio clamorosa, traversa di Paganini, la palla ritorna a metà campo e va a fare gol. E prendiamo gol. Allora, chiedo a Rolando come ha giocato Zampano, va bene? Oh, bravo, vedi, qui hai fatto una grande cosa perché io volevo passare le pagelle e qui hai fatto una cosa strepitosa. Te lo spiego sulle pagelle. Zampano promosso, e qui stasera mi metto in prima fila nel carro di vabbè dai, è andato bene ieri, ha giocato anche a sinistra, non è il suo ruolo, si è sacrificato, dai su, pompiamo un po' Zampano. Ma vai con le pagelle, vai con la nostra lavagna. Ma non mi fate passare per uno che ce l'ha con i giocatori. Beh, tu sei abbastanza cattivo, no, Rolando, vai. Eccolo qua, vai. Mio punto di vista, guarda quanti sette, dai, insomma, siamo andati bene. Dal mio punto di vista le partite che vedo, nell'assoluta buona fede, poi e con il desiderio di essere contestato. Cioè, che mi si dice, hai detto una stupidata. Venite contestate. Sono stato di manica larga, insomma. Sì, sì, no. Bravo Maurizio, con il pacchetto. Ti dico la verità, allora io qua tengo conto. Rolando, con la vecchiaia, sai, fa più allora, qua bisogna tenere conto. Quando mai mettevi questi voti? Marco, a te ti massacrava, vero? A Catanzaro non ti diedero un rigore clamoroso. Allora, voglio dire, i voti di questa sera tengono conto dello stato del terreno. Hanno giocato tutte e due su quel terreno, non è che hanno giocato solo il Frosinone, però per la qualità del Frosinone certamente hanno fatto, io li ho visti tutti che hanno dato l'anima e quindi ci sono delle ritoccatine verso l'alto che sono giuste per una questione anche diciamo di spirito, no? Cioè qua siamo, nessuno rema contro, qua siamo tutti a tirare da una parte, chi in campo, chi dentro la società e chi fuori. Sì, e allora siccome io sono tifoso del Frosinone, no? Cioè io non sono sereno quando ci sta il Frosinone di mezzo. Non riesce ad essere particolarmente obiettivo, bravo, però mi piace essere anche onesto e critico su quelle cose. Però vai. Allora Bardi 7, perché Bardi da alcune settimane ci ha dato la sensazione di essere il portiere del Frosinone, va? Sì, è vero, ieri l'unica parata l'ha fatta la ieri grande, ieri ha preso una palla che veramente da sola vale un punto. Perché quella apposta una partita da 6, perché poi il Cittadella non ha fatto niente, però quella palla avrebbe ingannato il 90% dei portieri di Serie A e di Serie B, perché era veramente velenoso, lui è stato bravo. A Salvi gli do 7 perché è un giocatore che in prospettiva mi sta facendo vedere che cresce, lui è venuto qui, ha trovato tante difficoltà, ma adesso sta crescendo. Su Ariaudo vale il discorso che ho fatto prima, Ariaudo è un signor difensore, che ha attraversato anche per un infortunio, soprattutto la scorsa stagione, una fase lunghissima della sua carriera qui a Frosinone, veramente con pochi alti e molti bassi. Ieri a me è piaciuto tanto, Capuano gli do 7 perché comunque è un uomo che su ogni palla lui riesce ad entrare e quando può si propone pure a livello offensivo. Paganini 6 perché non è punitivo il 6, è perché lui con quella benedetta ammonizione, che sono d'accordo con voi, c'era, non c'era, benissimo, però ha preso un giallo dopo 6 minuti e te lo porti per tutta la partita, su un campo di quelli, anche un mezzo intervento che l'avversario magari bravo si butta, con un arbitro di quelli si prendeva il secondo giallo e usciva fuori. È vero, rischio certo. Rodin 6 e mezzo, ha fatto un colpo di testa meraviglioso che a momenti ci porta in vantaggio. Ha pagato ieri la sua tecnica, insomma il campo. Bravo, penalizzato. Io ho messo Gori e 6 perché anche se Mirko è entrato alla fine... Comunque io l'ho visto entrare in 2 azioni difensive molto importanti, è allontanato una palla molto pericolosa che non era neanche tanto alta. Maiello 7 e mezzo perché è stato come, cioè Maiello se sta ieri bene è stato bravissimo, sontuoso, anche a livello di interdizione, sì, di no, sontuoso, è vero, ieri. Bene bene. As 7 perché As ormai è un giocatore, abbiamo capito, ormai As guai chi te lo tocca, sì, vabbè, lui capito. Va a prendersi la palla anche molto dietro, se la porta avanti. Zampano 6 perché io a Zampano riconosco tanta buona volontà, lui ha fatto tanta corsa, però non finalizza mai. Ieri non ha fatto un cross che sia cross. E io su questo
Aspetta, qui abbiamo, Maurizio, qui abbiamo l'avvocato di Zampano. Avvocato, difende il suo assistito. Assolutamente in disaccordo. Dietro di Rolando sono passati due cross di Zampano in questo momento. Ieri è stato bravissimo. Ha fatto una diagonale su Dio e ha salvato il risultato su Dio. No, non mi sono d'accordo con lui, però, non con te. No, ah, cioè, okay. bene. È un voto. No, il 6 è basso, secondo me, per Zampano. Minimo 6-5, però se hai messo 7 a Salvi, se tanto di cappello, e sono d'accordo con quello che hai detto te, con il commento che hai fatto, che è in crescita, però non puoi dare 6 poi a Zampano, perché Zampano ieri... Salvare ieri... il soldato Zampano. No. Ieri è stato... No, ieri ha giocato bene in fase difensiva e anche in fase di possesso. Chi? Zampano? Però ragazzi, avete visto, io parlo, quando arriva con la palla, ragazzi, è venuto fuori in 3 azioni, palla al piede, con il campo pesante nel primo tempo, e Zampano sembrava che stava correndo sulla pista, neanche sull'erba. Questo però quando è arrivato nel momento di liberarsi della palla... Azioni di nuovo. Ragazzi, aspetta un attimo. Va bene, ok, attacco, andiamo all'attacco. Andiamo. Calma, all'attacco. Buoni. Ciano 6 e mezzo, okay. Perché da lui mi aspettavo qualcosa di più ieri, soprattutto ha avuto 2 belle punizioni, però quello. Federico 6 e mezzo, perché si è battuto tanto, ma anche lui non ha lo scarico, come okay. Si dice, lui non ha una punta a fianco come lo era prima per poter okay. Scaricare. Novakovic senza voti è entrato troppo tardi e Annesta 6 e mezzo. Ok. E Marco era cioè, è sempre stato così, Rolando? No, io le pagelle in mezzo a 2 maghi delle pagelle. non ti azzardi. Io no, non ci capisco nulla su queste cose, quindi mi rimetto alle vostre. Quando giocava Marco? Che... Massimo 6, ma dovevi stirare. Dovevi sudare assai. Guardate, lui è esploso nella Roma al torneo di Viareggio. Ci stava il papà. Che galleggiava, avete presente quando si sta alla strada? Ma i papà sono tutti così, era solo il mio. Poi lui ha fatto una buona carriera, la poteva fare ancora di quello più. Quello è vero. Ma... Di più. Tanto. Lui era un giocatore di Serie A, ragazzi, non è perché adesso sta qui e siamo amici. Lui poteva benissimo giocare anche in Serie A, perché era una nidiata della Roma che aveva tirato fuori una serie. Ma io ero il più scarso, però. No, vabbè, quindi poi hanno giocato tutti in nazionale. Sì, era più... Vabbè. Tu eri più. No, era molto talentuoso lui, perché lui con la palla al piede, sapeva giocare. Io mi ricordo una. Però io voglio capire perché a Frosinone né tu né Maurizio mettevate i voti così alti. Cioè, perché noi chiaramente non giocavamo in questi campi così belli. Però noi siamo una letta al giornale ce la davi. Noi siamo il vecchio Matusa che non si passava. Ma il Matusa lì perdevano prima di entrare. Guarda, in campo. Se il Matusa fosse, voglio dire, è mancato in questi 2 anni. Ma che scherzi, cioè, con me sfondi un portone nove. È mancato tanto al Frosinone, è mancato per quello spirito che si deve ricreare, che ancora non c'è. Secondo ci vuole un po' di tempo. Va bene. Dopo anche questa piccola rassegna del calcio anni 80. No, ma comunque lui era bravo, ma me lo ricordo, Rolando. Non gli ho dato una lira, ti giuro. Okay. Lui era bravo. Va bene, okay. Sapete perché? Perché quando si è detto in senso sportivo un po' matti, lui aveva in campo quella imprevedibilità di rischiare delle cose che magari un giocatore, un altro tipo di giocatore, no, normale, no, non andiamo solo. Cioè un giocatore classico magari non si azzardava. Lui, per esempio, io mi ricordo una partita dove il Frosinone aveva una classifica. Aveva coraggio, è una partita complicatissima, eravamo in fondo alla classifica. Andiamo a Catanzaro, dominiamo, non gli danno un rigore pazzesco e alla fine il Catanzaro la vince con un rigore. Arcoleo Alceravolo con Arcoleo. Ignazio Arcoleo, siciliano tra l'altro, bei tempi, Serie C. Vabbè, vedi, facciamo anche una rassegna del calcio anni 90. Vabbè, basta. Grazie, però. Rolando. Vabbè. Marco porterà a cena Rolando. Allora, messaggi e poi andiamo sul Chievo perché dobbiamo accontentare il nostro architetto. Giustamente, vuoi dire. Ma torniamo al presente. Torniamo al presente, ci scrivono: visto campo pesante, la sostituzione di Rodiene e Dionisi era necessaria molto prima. Okay. E poi saluti a Gerardo da Fabrizio del liceo musicale. Ancora ci scrivono: si fanno sempre troppe chiacchiere, credo che questi 15 anni abbiano fatto diventare il palato molto molto fine. Questa stagione è una di quelle dove esce fuori il tifoso e non l'occasionale. Abbiamo sempre la memoria corta per dimenticare chi eravamo. Avanti 19 settembre 1928. Bene. E ancora
Ci scrivono: rimpiango moltissimo Cipsa perché lavorava per due o tre con lui a centrocampo e con i nuovi arrivati non passava nessuno. Mignini, perché sei in mezzo a Dionisi? Non ha perso una palla? Non ha perso una palla. Quindi... No, ma io Federico, allora, abbiamo dato anche 7, 7 e mezzo a Federico. Il 6 e mezzo non è un voto che vuole intendere che ha giocato sottotono, anzi. Okay. Però è una situazione dove lui ad un certo punto non ha neanche la possibilità dello scarico, sì. Perché avendo Ciano, come chiamiamola nel 3-5-2, come seconda punta, sì. È isolato e quindi certo. Diventa una cosa fine a se stessa, dove non riesce a finalizzare e soprattutto purtroppo non può neanche, non viene neanche preso come prima punta centrale per poter finalizzare perché non ha le caratteristiche. Sì. Allora il 6 e mezzo è su una prestazione non negativa del giocatore. Ma vale, allora non è che voglio tornare indietro a Zampano, il 6 e mezzo sì, lo riconosco, era forse il vabbè, se stavo cattivello con Zampano no, stasera, no, però quello che voglio dire è la stessa cosa, a me conta la finalizzazione, okay. Cioè tu puoi fare anche il fenomeno in mezzo al campo, ma se poi io la palla non la vedo costruita per vincere la partita, per me hai fatto un lavoro a tre quarti. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Andiamo finalmente sul Chievo. Maurizio, riparto da te, squadra che è davanti al Frosinone, squadra che il Frosinone non ha mai battuto, abbiamo anche realizzato una grafica nel pomeriggio che possiamo anche vedere. Chievo che ha perso soltanto una partita in questo campionato, quindi 10 risultati utili consecutivi, ha perso soltanto la prima giornata sul campo del Perugia. Nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 sul campo dello Spezia, giocando una grande gara, ha perso Meggiorini che dovrebbe saltare la sfida dello Stirpe. Questi sono i precedenti, il Frosinone non ha mai battuto il Chievo nella storia. L'ultimo è stato lo 0-0, l'arrivederci alla Serie A dello scorso maggio, partita che contava praticamente come un'amichevole di Ferragosto. Maurizio, che partita? Sì, ma appunto, per la legge dei grandi numeri. Beh, dici tu, una volta ti succede, no? Sfatiamo il tabù Chievo, ecco, magari. Sfatiamo il tabù Chievo. Io ho visto la partita. Venerdì sera, Spezia-Chievo, apposta, sì. Ho visto la partita, sì, tutti e due hanno giocato, sì. Ha fatto una buona partita, una grande partita non l'ho vista io. E secondo me il Chievo è battibile, okay. È battibile. E con la spinta però, mi riallaccio a quello che diceva Marco, bisogna ricreare un po' lo spirito di Matusa. Perché io quando vedo lo Stirpe, insomma, è il bel salotto, sì, mi sembra vero. Di stare a però teatro, ambiente a teatro, un po' più freddo, sì. A teatro, sì. Quello che c'ha la caramella, quello che guarda con il binocolo, sì, okay. Hai capito? Ecco, invece ci vorrebbe un po' più tifo, un po' più, dovrebbe essere un po' più sanguigno, okay, bene. Lo Stirpe. Sì, ecco, sono d'accordo. Proprio per rifarmi, sono d'accordissimo. Ecco, per ricordare quello che diceva prima anche Marco, perché poi insomma, Marco dal campo, insomma, un giocatore lo sente questo, cioè la passione del tifoso, la vicinanza del tifoso la sente, credo, no? Si sente, specialmente in un ambiente come Frosinone, insomma, no? Dove chiaramente tu vieni da una realtà, ripeto, in questo momento abbastanza con le orecchie basse, che per farla ripartire ci vuole un po' di tempo. Quindi secondo me devo dire che è stata ottima la risposta del pubblico, non so quanti abbonati ha fatto, ma comunque sì, tanti. 10.000 se non sbaglio. 10.406. Tra i primi della numero... Serie B, se non il primo. Il primo. Quindi probabilmente ecco, ci vuole anche l'idea di poter soffrire, no? Nel calcio, non è che si arriva certo. A campionati sempre che ti porgono sul piatto d'argento, è un campionato difficile. Non bisogna mollare, chiaramente queste difficoltà iniziali probabilmente nel tempo si trasformeranno in certezze, quindi queste certezze sicuramente porteranno i risultati. E poi Maurizio, torno un attimo da te, è l'avversario forte, insomma, è uno dei big match di questa Serie B, sì. Quindi a livello motivazionale, insomma, la squadra credo che bella carica, insomma. Diciamo che in questa settimana Nesta non avrà da fare lo psicologo. Sì, infatti, sulla testa ormai, non è che dici. Ormai, cioè, c'hai davanti il Chievo, è come se avessi la Juventus davanti. Certo, sì, diciamo. Una delle big quindi, della Serie B, è una partita e i giallazzurri si caricano da solo, insomma, in pratica, non dovrà lavorare parecchio sulla testa dei giocatori, insomma, ecco. Dovranno essere i giocatori, naturalmente, consapevoli che in caso di vittoria farebbero un bel credo passo dai una avanti, bella botta sì, bel sì dai una bella botta. Tra l'altro allenatore Marcolini che segnò in uno dei precedenti ex Sora, segnò anche in uno dei precedenti Chievo Frosinone 2-0, mi sembra 2007-2008 la stagione. Rolando, sul squadra... Chievo che mi dice l'hai studiata, sì, ma no, vabbè, non è questione di studiare o meno, io l'altra sera l'ho vista anch'io con lo Spezia, okay. E
è una squadra solida, è una squadra di categoria, come si dice, sì. Una squadra che ha giocatori di grande esperienza. Che ha ancora i Giaccherini, Cesare, insomma giocatori. È una squadra che sa giocare, come si dice in gergo, sa giocare bene con i piedi, sa giocare bene la palla, è una squadra che non si fa intimorire, fra virgolette, e che soprattutto li vedo che sono anche bravi nei rovesciamenti. Cioè è una squadra che devi stare molto attento, perché quando ti dà, hai l'impressione che li hai messi, come si dice, li tieni, è il momento che trovano la possibilità con il dai e vai, e quindi bisogna stare attenti a non farsi allungare, come okay, si dice in gergo, sì. Farsi da loro, no? Che poi sei costretto a giocare lungo. E devi avere anche molta pazienza, perché il Chievo è forse la squadra più rognosa su questo e della Serie B. Storicamente la squadra rognosa. Devi avere pazienza, devi giocare fino all'ultimo con la massima attenzione, puntare a vincere, sia chiaro, perché come dicevate prima, non è che puoi stare a campare di pareggi. Certo. Ne hai buttati 2 punti a Cremona, 2 punti li hai buttati a Cittadella, perché questi per me, questo è il ragionamento per me, che io lo dico senza proprio passare per presuntuoso, anche perché qua ci conosciamo tutti. E quindi allora deve avere pazienza, perché il Chievo è una squadra sorniona. Sono gli è rimasta la cultura di Maran, paradossalmente. Sì, è vero. Guardate Maran che sta facendo a Cagliari. Ha faticato campionale. All'inizio, però adesso lui è riuscito a dare. Tra l'altro, Rolando si gioca domenica sera e il Chievo ha giocato venerdì sera. Noi abbiamo giocato domenica pomeriggio, un paio di giorni di riposo in più. Di per giocare loro, vabbè, ma non è questo. Vabbè, io volevo creare una polemica, niente. Vabbè, ma la teniamo lì. Vediamo allora a proposito il calendario del Frosinone nel prossimo mese, perché occhio, perché c'è il campionato, ma c'è anche la Coppa Italia, perché Frosinone è ancora protagonista nella competizione tricolore. Si gioca domenica 10 novembre alle 21, Frosinone Chievo, appuntamento allo Stirpe. Poi a noi c'è la sosta, si torna in campo ancora di domenica sera al Picco di La Spezia, Spezia Frosinone, appuntamento domenica alle 21. Poi si gioca altro big match, Frosinone-Empoli, sabato 30 novembre alle 15, e poi parentesi Coppa Italia, il Frosinone gioca al Tardini, gara di eliminazione diretta, giovedì 5 dicembre alle 18, chi vince passa il turno, se non sbaglio gioca contro la Roma nel prossimo turno di Coppa Italia, ma insomma poi ne parleremo. Insomma Maurizio, credo entriamo nel mese bello caldo, perché sì, Chievo ed Empoli sono due tappe importanti nel campionato, passaggio importante, a parte la trasferta della Spezia, diciamo, che è sempre... Per usare una parola un po' troppo così roboante, diciamo... Potrebbe essere lo spartiacque, sì. potrebbe essere lo spartiacque per il Frosinone del campionato. Ancora ci sarà da lottare, però insomma è un passaggio. Due bei risultati con queste due squadre, sì. Ecco, sono due tappe molto, molto importanti che potrebbero rilanciare o meno il Frosinone. Marco, calendario sì complicato, che però forse arriva nel momento giusto. Cioè, nel senso, il Frosinone ha trovato la continuità, ha trovato il ritmo, ha trovato il modulo giusto. Adesso mettiamo le carte in tavola e ce la giochiamo anche contro le squadre più forti. Domenica secondo me è una partita difficilissima, perché il Chievo è una squadra molto tattica ed è molto brava nelle transizioni, specialmente nelle transizioni positive, quando riconquistano palla sono molto bravi a farsi trovare subito in zona luce. Questo è chiaramente una partita molto molto delicata e qui l'aspetto tattico veramente conterà molto, come Nesta impronterà la partita. Secondo me è una partita che devi devi andarli a prendere molto alti, non gli devi far giocare, non gli devi dare la possibilità appunto di ripartire in maniera veloce avendo campo alle spalle. Questo è secondo me una chiave tattica. E poi l'Empoli è una squadra, come dicevamo prima, costruita per vincere, e quindi sono due partitacce proprio dette nel modo giusto. Se esce indenne da queste due situazioni, secondo me si rilancia alla grande. Ti puoi rilanciare. Senti Marco, torniamo a noi, che ci facevi a Pescara sabato? Ma io da quest'anno lavoro con il Pescara e quindi ho avuto la fortuna di... Bocca al lupo. Grazie, sì. Quindi di occuparmi di tutte le accademie italiane estere, quindi ringrazio il presidente Sebastiani di questa opportunità, mi trovo in un ambiente splendido, una società molto solida, devo dire la verità, non pensavo, ma una società strutturata che viene da anni di Serie A e sinceramente si vede, poche persone ma che sanno fare il proprio lavoro. Bocca al lupo Marco. Grazie, quindi Pescara Frosinone Pescara 14 dicembre sarà
un tuo derby, insomma, sì, dai. Un pareggio, ah, ci prendiamo il pareggio. Allora, noi siamo quasi in chiusura. Michela, se hai qualche messaggio, vai. Sì, allora, ci sono i saluti che arrivano dai tifosi che ci stanno seguendo da casa, per Riccardo, per Gerardo, per tutto il pubblico. Un saluto anche da fare al presidente dell'Interclub. E poi gli ultimi messaggi, insomma, da parte di Marisa, che scrive: il lavoro di Nesta sta dando risultati piano piano, saremo una grande squadra, forza Nesta e tutti i Leoni. Ok, questi gli ultimi messaggi. Rolando, 2-0 ancora Frosinone Cosenza. Guarda, no? Me l'avevo dimenticata, la sto riattivando. Eri talmente coinvolto nella discussione, no, vabbè, che ti sei dimenticato il 2-0 del... Sì, ancora 2-0, Cosenza Cremonese 2-0, siamo al 67. Per esempio, se vogliamo, se vi devo dire, stasera ho visto una partita allucinante. Il giocatore più vicino della Cremonese a quello del Cosenza stava a 3 metri. Cioè hanno preso 2 gol nei primi 10 minuti. Molto attenti. Soli davanti al portiere. Una roba da... c'è. Bah, Rolando, grazie. Ci vediamo lunedì prossimo. Marco, grazie. Grazie a te, Angelo. Bocca al lupo ancora. A ci vediamo. Torni a trovarci, però, sì. Puoi tornare, sì, tra di noi. Quando, no, volete. Grazie, Marco. Maurizio, grazie. Grazie. Torna a trovarci. Voi. Grazie a Maurizio Di Rienzo, collega del Messaggero. Michela, grazie. Grazie a voi. Vi ricordo in chiusura gli appuntamenti. Vai, dai appuntamenti, che poi io do una bella notizia. Vai. Ok, replica di Kick Off questa notte a 00:45. Domani 11:45. L'appuntamento sempre domani con B-Movie, ore 19. Un altro appuntamento importante da non dimenticare: tutti i giorni dalle 14:45 alle 16 l'appuntamento con Doppia Seduta con Ugo Ciotti e Alessio Calicchia, appunto con Doppia Seduta. E tra l'altro tutti i giorni linee aperte, quindi potete chiamare, messaggiare, potete fare qualsiasi cosa. Domani puntata imperdibile di B-Movie, perché alle 19 qui nei nostri studi sarà ospite il responsabile dell'area tecnica del Frosinone, Ernesto Salvini. Quindi puntata imperdibile domani alle 19. Armando Mirabelle e Paolo Sellari vi aspettano qui su Extra TV, naturalmente anche su X Radio e sulle nostre pagine social. L'appuntamento imperdibile con il direttore Ernesto Salvini nei nostri studi. Grazie, noi ci vediamo lunedì prossimo. Ringrazio il nostro pubblico, grazie Architetto, grazie Mister, grazie Gerardo, grazie veramente a tutti. Appuntamento alla prossima puntata di Kick Off con lunedì sera, appuntamento classico alle 21:10 per commentare il post Frosinone Chievo. Grazie e buonanotte.